Sean Kingston, Josie, you don't know Takaji, Ketra. Di staccare, andare altrove, non importa dove, quando, non importa come. Avevo solamente voglia di tirarmi su, per non pensarti e poi lasciarmi ricadere giù. E allora andiamo al mare, in mezzo a un temporale, quando la pioggia cade, cadi tu. Cercavo un mare calmo e ho trovato te. You don't have to lie, I can see it in your eyes. You've been down and out for too long, think it's time to move on, yeah. So come roll with a winner, winner. Drop top in the summer, with a winner, winner. No for them I try high, but them can't come close. I wish Sean King pull up, girl, you know it's over. Flex, time to have sex. Push out to bug, girl, me know this is enough. Flex, time to have sex. Real good lover, so you cannot resist, no, no. Let's go. Cercavo un mare calmo, ho trovato te. Riguarda il calcio, Ronaldo, l'espulsione di Cristiano Ronaldo ha fatto parlare tutti i giornali d'Europa e abbiamo davanti uno che ha giocato al calcio nella Bolognese, per cui un parere tuo su questa espulsione di Ronaldo, era giusta l'espulsione di Ronaldo? Assolutissimamente no, non era giusta, sicuramente se lui stesse ancora giocando con il Real Madrid non sarebbe stato espulso, questa è la mia opinione. Solo perché gioca con la Juve è stato espulso? No, perché gioca con la Juve, perché gioca in Italia, non con la Juve. Perché gioca, perché Real Madrid a livello internazionale è intoccabile. Quindi io, e tengo a precisare che io sono milanista, non sono juventino. Quindi, detto da un milanista, insomma, ancora più credibile la cosa. Questo è quello che penso io. Quindi espulsione ingiusta.
secondo me sì. Signor Ferrigno, era giusta l'espulsione di Cristiano Ronaldo? Pazzesca, solamente è una stupidità secondo me, era un gesto più che altro così, non per me, no. Poi forse perché sono un po' juventino può darsi che la vedo così, ma comunque sembrerebbe di no. Forse se era nel Real Madrid magari non sarebbe stato espulso, dicono in tanti. Ma insomma io non sono tanto convinto che di una squadra viene espulso dell'altra. E l'arbitro anche perché quell'imbecille di quello di linea lì non vogliono mettere, non è stato il guardia, anche perché poi nell'UEFA non so perché non mettono il VAR, ma infatti, secondo me ogni tanto fanno tutti i professori di musica. Non mettono il VAR perché forse poi non potrebbero fare quello che vogliono. Ma può darsi. Poi vedete il male dappertutto. No, io penso che certe cose non si fanno per imbecillità, non per altro. Poi ognuno la vede a modo suo. Signor Ferrigno, lei è stato anche presidente della Bovrenese, mi ricordo. Secondo lei è cambiato il calcio dai suoi tempi ad oggi? Una volta c'erano più sentimenti, oggi soltanto si bada al dio denaro. Ma il dio denaro è sempre stato il dio denaro. Anche allora. Anche allora. Quindi il denaro è sempre stato. Certo, ora si esaspera un po' di più, indubbiamente, perché con tutta questa situazione è diventato proprio. Ma anche allora c'era la questione del denaro. Però allora partivamo da benestare a venire ad allenarci a piedi a Bovolino. Lo so, ma ogni cosa. Adesso abbiamo le macchine, abbiamo tutte le cose. È la vita che è così. E i miglioramenti portano a questo. Ed è giusto che sia anche così. Tolli, grande direttore sportivo, che ha portato la Bovolinese veramente ai livelli che appunto gli compete per la storia e la tradizione che ha. Tolli, era giusta l'espressione di Cristiano Ronaldo? No, era ingiusta, dai. Quindi tutti. Da interista dico che era ingiusta. Anche un milanista adesso ci ha detto prima che era ingiusta. Quindi perché è stato espulso secondo te? Purtroppo ogni tanto anche gli arbitri non ci azzeccano. Poi la risonanza di Ronaldo, ogni qualsiasi cosa fa lui, come si suol dire, viene infatuata, no? Sì, infatti. Magari se era nel Real Madrid non sarebbe stato espulso, dicono tanti. Vabbè. Purtroppo il Real Madrid è 5 anni che vince, qualche potere anche nella FIFA c'è, onestamente. Ha vinto 2 semifinali col Bayern Monaco, a dir poco scandaloso, diciamo, aiutata. Comunque purtroppo il calcio è questo. Una bella Bolognese, dove vuole arrivare quest'anno, per finire, Tony? Speriamo di fare un campionato tranquillo, onestamente dopo 2 anni di grande soddisfazione siamo contenti di quello che siamo riusciti a riportare qui a Bovolino per la tradizione calcistica che ha la Bovolinese. Adesso grazie anche a quei pochi dirigenti che ce la stanno mettendo tutta e me al mister che da 2 anni e diamo tutto e anche di più, speriamo di poter fare un campionato d'eccellenza giusto per non soffrire più di tanto, anche se sappiamo che è un campionato duro. Allora, diciamo che Ronaldo è un fenomeno, è anche un fenomeno di fare queste cose che ha fatto l'altra sera nella partita dei Champions contro il Valencia. Si merita almeno 3-4 giornate, minimo. Addirittura? Quindi, perché quello non è un fallo, quello è una violenza. Hanno detto tutti che non era fallo. Quello è violenza, non è un fallo, è violenza contro un altro calciatore. Addirittura? Si è medesimato nella cultura della Juventus, della Juventus. Ma tutti hanno detto che non era da espulsione, anche gli interisti milanisti. Era da espulsione. Tu perché tiri? Io tifo, non lo posso dire, se no faccio danni. Per l'Inter. Ok. Ciao, grazie. Grazie. Non la meritava. Perché? Perché non ha fatto niente. Non meritava perché non ha fatto un fallo da espulsione. Infatti, è stato un fallo da espulsione e l'arbitro secondo me ha sbagliato. Ha sbagliato. Se fosse stato nel Real Madrid avrebbe avuto secondo lei questa espulsione, oppure magari avrebbe avuto più rispetto nel Real Madrid, Ronaldo. Magari adesso era nella Juve. Non so cosa dire, comunque non era un fallo da espulsione. Non era un fallo da espulsione? No. Era da espulsione? Perché? Tutti i falli sono da espulsione. Però i juventini dicono di no. Che vuol dire i juventini? I juventini che vuol dire? Quindi era da espellere? Certo. Assolutamente sì. 2 giornate meno. 2 giornate. Era da espulsione? Per me no. Perché? Perché non era un fallo così clamoroso da espulsione. Infatti, se era magari nel Madrid, pensano tanti, non l'avrebbero espulso, no. E infatti.
così. È stato uno degli interisti anche di Murillo, insomma, che ha fatto un po' di sceneggiata. Certo, lui è caduto un po' in trabocchetto, ma non ha certo ha fatto il gesto di tirare i capelli, ma non li ha tirati. Non l'ha fatto. Quindi era stata ingiusta questa espulsione. Per me sì. Secondo te ce l'hanno un po' con la Juve o no? Anche perché questo forse potrebbe essere l'anno buono per vincere. Guardando le cose dell'anno scorso mi sembra di sì. Siccome sono abituati a giocare in Italia, no? Con gli arbitri che sono sempre a favore, poi quando in Europa l'arbitro arbitra regolarmente succede quello. E quindi? 3 giornate almeno. Ci vogliono? Sì. Quindi sei interista o milanista tu? Sono anti-juventino. Anti-juventino, quindi 3 giornate perché stai a Ronaldo. Certo. Secondo te meritava di essere espulso? Sì. Cosa dico? Era una cosa giusta secondo voi, l'espulsione di Cristiano Ronaldo? No, non è giusto. Dai. Non era giusto? No. Quindi non andava espulso? No. Dai, gli ha toccato solo i capelli. E quindi è stata un'ingiustizia, diciamo, sì. Per la Juve. Per la Juve sì. Per la Juve sì, anche perché magari la Juve fa paura quest'anno e quindi si cerca di andare contro questa squadra. Ma in Coppa UEFA abbiamo visto già l'anno scorso con la Roma, che l'ha tolta, non è che l'ha tolta l'arbitro, sia la Roma con Liverpool e sia la Juve, e sia anche la Juventus con Real Madrid, che doveva vincere la Juve. Io sono interista, però la verità è verità. E c'è stato Murillo che era un ex interista, no? No, Murillo fece più danni dall'Inter, ha fatto più danni lui che... Quindi questa volta però è riuscito a far espellere Ronaldo, non è una cosa da poco, insomma. Perché? Ma va bene. Dai, il pallone è bello quando si gioca, no? Quando si fa espellere uno o un altro. Se sei più bravo, sei più bravo. Non lo so, sono juventino, quindi sarei di questo. E va bene, dica la sua. Era una... Un po' sì. Un po' sì. Però tanti pensano che magari è stata... Essere nervosi comporta questo. Quindi è stata una cosa giusta. Molti dicono che sia stato uno scandalo, insomma. Beh, se era al contrario non so se dicevano che era uno scandalo. Quindi tutto giusto. Non è che ce l'hanno con la Juve, no? Come pensano tanti, magari perché potrebbe vincere la Champions quest'anno. Un po' sì, ma a vincere ancora mancano 6 mesi. Lei insomma, è un po' prudente. Le coppe si vincono, come diceva Bosco. Alla fine. Se non c'hai sacco dentro com'era. Se non hai gatto non... Non mi ricordo com'era, però sì, era, dire che hai... era molto azzeccata come cosa. Okay. Bene, siamo con Nadia, al bar di Nadia, dove da tanto tempo non venivamo e quindi abbiamo sentito un po' di nostalgia per questa splendida fanciulla che è sempre stata disponibile, bellissima, simpaticissima come sempre e che col sorriso sulle labbra ci ha sempre accolti sempre il sorriso, mai perderlo. In questo bar, il suo bar che è proprio qui a Siderno. Allora Nadia... c'è stata questa espulsione scandalo, diciamo così, di Cristiano Ronaldo che è un po' è stata su tutti i giornali d'Europa, insomma, quindi ha suscitato clamori, scandali, polemiche, interviste. Tu cosa ne pensi di questa espulsione di Cristiano Ronaldo? Secondo te, allora, io sono juventina innanzitutto, forza Juve. Bravo. Gioco pure le squadre della Juve, eccetera, eccetera, perché mi piace molto seguire il calcio. Sì. Non lo seguo proprio appassionatamente, continuamente, però... Però lo segui. Sì, mi piace anche perché gli amici miei, parlando con loro, quella, quindi mi aggiornano sempre. Purtroppo sì, sono rimasta molto male anche perché Ronaldo ha scelto comunque la squadra. Tanto anche complimenti per l'abbronzatura, perché hai un'abbronzatura. Sì, ho preso le ferie, mi manca il mare. Complimenti, veramente. E quindi spero di farci ancora qualche altro bagno. Mm-hmm. Comunque, tornando al discorso principale, Ronaldo lo conosciamo tutti, è il numero uno, ha scelto la squadra non disprezzando tutti gli altri tifosi di altre squadre, una delle migliori. E purtroppo è stato, cioè, mi stanno mettendo gli arbitri soprattutto i bastoni fra le ruote. Bravo. Perché la Juve sogna di arrivare ovviamente alla vittoria assoluta della Coppa dei Campioni. Quindi cercano di ostacolarlo completamente. Ma io sono fiduciosa e sono sicura che alla fine la vincerà. Sì, quindi tornerà sicuramente in campo perché farà sicuramente ricorso, ovviamente, e quindi tornerà anche dopo l'espulsione tra i juventini. Quindi Ronaldo, ti aspettiamo alla Juve, ti raccomando. Senti, Nadia, tu che sei una bellissima donna, come lo vedi che sei Ronaldo? So che molto spesso lui fa molta presa sulle donne. No, non è il mio tipo. Non è il tuo però tipo. Però mi piace come persona perché è una persona che lotta e non si arrende su quello che lui vuole. Mm. E quindi... un avviso che do a tutti, e anche a me stessa quando tante volte si pensa devo arrivare, ce la devo fare, che
basta la volontà, si arriva ovunque, basta crederci veramente. Quindi, visto che Ronaldo ci crede anche tanto, io sono sicura che ci regalerà ancora molte emozioni. Detto che nel tuo tipo, Ronaldo, per finire, Nadia, no, il tuo calciatore ideale, chi potrebbe essere, come bellezza, come fascino, con cui magari andresti a cena, diciamo? Ma sinceramente nessuno. Nessuno addirittura? No, non c'è nessun calciatore con cui così? No, ma a me... Che ti intriga, no? No. Niente. Mi piace seguire il calcio così, ma non... Non c'è il mio ideale assolutamente. Non c'è, non hai un calciatore ideale, insomma. No, come i cantanti, zero. Zero assoluto. Zero assoluto, ne abbiamo fatto un complesso, ragazzi. Sì, sì. Va bene, Nadia, cosa dire altro? Insomma, qui sei sempre nel tuo bellissimo bar, noi ogni tanto ti veniamo a trovare. Finché sei così sempre radiosa, solare, gentile, sempre. Con questo sorriso sulle labbra, insomma, grazie. Noi non possiamo dimenticarci di te e quindi ogni tanto ti veniamo a trovare. Se ti fa piacere, e quindi certo, come no, cercheremo di farti qualche visitina, anche perché ogni volta che veniamo qui siamo sempre stati accolti con grande simpatia, con grande gentilezza, e quindi questo non può mancare per una ragazza come te, che è veramente una ragazza non solo bella fuori ma anche bella dentro. Grazie. Quindi Nadia, ti facciamo tanti auguri, ti ringraziamo per questa... Ancora complimenti per questa bellissima abbronzatura. Grazie, sperando che si mantenga un po'. Messo soltanto di sole oppure c'è qualche crema? No. Ah, sì, crema, sì, certo. Crema, olio, un po' di tutto. Poi io sto molto anche al mare, in acqua. Poi si vede che hai una abbronzatura. Io ti ho visto al sole in modo come le lucertole, quindi... Abbronzatissima proprio, per usare una canzone. Sì, no, ma infatti penso che passavano anche quelli, i venditori, e mi dicevano, mamma, cioè, sembri... Una di noi ti... Io sono rimasto... Quindi, va bene, Nadia, un bacione ai nostri telespettatori, lo vuoi mandare? Un bacione. Grazie. A tutti e un forte abbraccio. E un bacione agli amici di Vox Populi. Sì, di sorridere sempre alla vita, mai buttarsi a terra. Come la vedi l'espulsione di Ronaldo? L'espulsione di Ronaldo dipende da che punto di vista uno... Non te l'hanno definita scandalosa, tu? Scandalosa, ci sono state espulsioni anche meno scandalose, diciamo. Secondo te era giusta? Tante volte sì, ci sono state espulsioni, diciamo, falli meno gravi, e è stato, diciamo, tirato fuori il cartellino rosso. E più che altro l'ha tirato fuori l'arbitro per il gesto che è stato fatto dopo il fallo, che effettivamente il fallo non era un fallo di espulsione, anzi forse non è nemmeno fallo. Però secondo me l'avrà fatto per l'arroganza, secondo me. Sì, quello è stato tutto. Era giusta l'espulsione? No, sbagliato. Sbagliato. Scandalosa, hanno detto i giornali. No, scandalosa no. Insomma, ha interpretato male l'arbitro. L'interpretazione del guardaline, diciamo. Non c'è malafede, secondo lei? No, non credo che c'è malafede. Magari se era Real Madrid sarebbe successa la stessa cosa, o no? È una squadra, insomma, aiutata, ma non lo credo. Mi sa che è una cosa seria, la Coppa dei Campioni per me è una cosa seria. Sì. E lei perché dire? Io sono milanista. Milanista, quindi lo dice un milanista che, insomma, bravo, bisogna credere. E Cristiano Ronaldo? Per me ha fatto benissimo che gli hanno dato 4 giornate, se gli davano 6 era meglio ancora. Come, ancora ne è uscita? 4 giornate? 4 giornate. Ma non è sicuro ancora? E va bene, almeno i giornali sono 4 giornate, poi se ci condonano qualche 2, una è un'altra cosa. E lei è juventino? Sì, da quando sono... la juventino non gioca così? Sempre, dalla mia generazione, quando avevo 10 anni, a prescindere che io giocavo con Roccella ai miei tempi. 50-60 anni. Lei come si chiama di cognome? Magri Giovanni. Magri. E allora i juventini sono scandalizzati per questa espulsione? Che No, ha fatto bene, ha fatto bene. Se gli davano di più era meglio, perché uno non deve sputare gli altri. Oppure dire parolaccia. Questo è Ronaldo, Cristiano Ronaldo, l'espulsione di Ronaldo, non quella di... No, quella di Ronaldo, forse nell'incertezza era meglio se lasciavano le cose come stavano. Quindi lei stava parlando di Douglas Costa, invece noi parliamo di Cristiano Ronaldo. Sì, ma lui è... Cristiano Ronaldo. Signore, cosa ne pensa? Quando lei... No, vabbè, io sono contento che ci sia stato, che
No, 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 per Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, l'espulsione in Coppa dei Campioni. Che io che sputavo, dai, che io... No, 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 l'altro, in Coppa dei Campioni. L'altro no, non l'ho vista la partita e non posso dare giudizio, ma per quell'altro quello che ha dato lo sputo in faccia, quello là voleva radiato proprio, perché certi personaggi, quelle le venne, che sono così pagati, e dove la gente sono pure, voglio dire, uno so, c'è un abbonamento, c'è una cosa, poi là, e poi vede chi... Sì, è una cosa che non è più un calcio. Non è un bel non gesto. È un calcio. Mi dispiace, perché... come l'Italia è un paese così, però io quello radiato, proprio radiato, c'era come andavo io, radiato. Voi cosa ne pensate? Voi che ne pensate? E penso, guardate qua, io non seguo tanto sport, però dal mio punto di vista, per me potevo fare a meno pure l'albero, c'è una due giornate, mi sembra che no, Ronaldo, per Ronaldo che è stato espulso in Champions League. Ma è stato espulso effettivamente, una persona come lui a quel livello non si doveva. Non doveva neanche arrivare a queste cose, a queste impazienze. Più che altro sono cose... Quindi sono giuste le espulsioni, secondo lei? Per me sì, per me. L'espulsione di Ronaldo, come la vede lei? È stata giusta, scandalosa? No, non la meritava, secondo loro me. Loro dicono di sì, che bisognava... No, loro dicono male, perché loro non sono sportivi. Quindi non la meritava? Non la meritava. In effetti i giornali di tutto il mondo sono un po' scandalizzati per questa espulsione. Speriamo che non gli dino più di una giornata. E poi c'era il Manchester, quindi sarà importante la presenza di Ronaldo con questa squadra. Direi, abbiamo preso apposta. Ma secondo lei c'è stato anche un po' di Murillo che è interista, insomma, qualche un po' di ruggine, no? Può darsi pure, può darsi pure. Da Murillo, l'ex interista, ha fatto un po' di scena, può darsi. Questo non lo so. Quindi espulsione scandalosa, insomma, come dicono i giornali. Secondo me sì, non ha fatto niente. Che cosa volete sapere? Se è una espulsione perché giusta, perché secondo me in l'Italia... In Europa non conta assolutamente niente. Bravo, questo è pure vero. Non conta assolutamente niente. Non c'è peso. No, anche e non solo, io sono d'accordo con la sorella, vedete quando dice che lo hanno fatto per dispetto. Per dispetto, perché hanno visto che la Juve quest'anno è accreditata per vincere la Champions. Non lo so se è accreditata, perché la Coppa è una lotteria. Va. Però con Ronaldo ci sono possibilità in più. Sì. Il campo europeo sicuramente sì. Hanno voluto un pochettino, insomma. Secondo me sì. Sì, penalizzare questa squadra, insomma, con l'espulsione di Ronaldo, insomma. Sì, sì. Ma non esiste, quelle non sono falli violenti. Non è l'espulsione. Non sono, o meglio, era uno sportivo quando giocavo anch'io a pallone. Sì. Non è violenza quella. Quella è una cosa normalissima. Sono falli di gioco normali. Che quella è una cosa normalissima. Poi da un interista come Murillo, insomma. È stata ancora peggio la cosa, perché c'è magari c'era... No, non discuto di questo fatto, dico che è il personaggio che dà fastidio. E comunque, ripeto, in Italia non contiamo niente. Sì, magari se fosse nel Real Madrid Ronaldo non sarebbe stato... Non sarebbe stato espulso assolutamente. La pensano più a Spagna sappiamo come andava, no? Non hanno... Non ci sono bello. Signore, cosa ne pensa? Io di calcio non me ne intendo. Quello che ha detto il mio amico, per me è la stessa cosa, quello che dice lui. Hanno fatto una cosa ingiusta. Perché? Si meritava il giallo di quello che ho fatto. Non meritava la massima ammonizione. Il signore diceva che non ci ha peso l'Italia, la Juve. Non è vero niente. All'estero. Non è vero niente. No. Non è vero niente. Quindi era massimo da ammonire, ma non da aspetto. Ammonire con un giallo. Quindi l'espulsione è un po' esagerata, sì, è esageratissimo. Come hanno detto i giornali. Lo dicono tutti, i giornali, la televisione, la vediamo tutti. Se fosse stato nel Real Madrid, secondo lei, Ronaldo, sarebbe stato squalificato ugualmente oppure no? Non penso, perché è stato sempre agevolato il Real Madrid. È stato sempre agevolato. Quindi l'Italia non ha molto peso. In Italia non ha molto peso. Io sono juventino, ce lo invidino tutti. Sì, è vero. Ce lo invidino tutti. E questo può essere anche l'anno buono, perciò, quindi... Speriamo che sia così. Speriamo bene, grazie. Secondo te, l'espulsione di Ronaldo è stata una cosa ingiusta, scandalosa? Non mi dispiace, non l'ho vista la partita. Però di quello che hai sentito, i giornali, così... Sì, comunque... È stato uno scandalo. Qualcuno, i juventini si lamentano, gli altri sono contenti. Però, secondo te, c'è anche la voglia di penalizzare un po' una squadra? Io penso che quest'anno pare che con Ronaldo abbia molte possibilità di vincere. Non c'è nessuna questa Champions. No. Secondo te non c'è malignità o cattiveria? No, la Juve è la più forte squadra e lo sarà ancora per tanti e vincerà anni. La Champions quest'anno? No, la Champions no. Tu per chi tipi di sale? Non ho mai fatto per nessuno. Per nessuno? Apprezzo il gioco quando è espressa dal corpo. Per il bel gioco, diciamo così. Non sono legato a nessuna squadra.
quella gente là che giocano a calcio, se era per me, potevano andare tutte a zappare. Invece sono strapagate miliardari. Esatto. Quindi voi non condividete questo? Assolutamente no. Queste guadagni esagerati. E se ero io a posto degli italiani, tornavo al Senato di Roma e mandavo a casa tutti quelli che sono là. Grazie. Ti ringrazio. Come l'hai visto? Ma quale espulsione? No. Era imbriaco l'arbitro. Era imbriaco? Guarda lì forse. Ma non saggio. Non hai visto la partita? Sì, sì, l'ho visto. Allora cosa ne pensi? Un tuo giudizio? È stata una scandalosa, ingiusta o è stata giusta secondo te? Ingiustissimo. Ingiustissimo, vero? Cioè, non ha fatto niente. C'hanno tutti contro i più forti. Infatti la Juve che stanno... C'hanno i più forti, ricordatevelo. È vero, sono d'accordo con te anch'io. È giusto? Sì, no. È vero. Grazie. Oh, comunque la Juve vincerà la Champions secondo te o no? Vincono sempre i più forti. I più forti, quindi stanno vincendo la Juventus. I più forti, non lo so, secondo lei che è... La Juventus. Allora vince. Grazie. Bene, finisce qui un'altra puntata di Vox Populi. L'argomento di oggi era: cosa ne pensate dell'espulsione di Cristiano Ronaldo? Una cosa su cui hanno parlato i giornali di tutta l'Europa, per cui era un argomento sicuramente da non ignorare. Jerry Blevre, vi ringrazio, avete sentito tanti pareri, tanti juventini, milanisti, interisti, ognuno ha detto la sua, ma in fondo poi ognuno ha tirato anche per la propria squadra, perché i juventini sono convinti che era... Però anche qualche milanista, qualche interista ci ha detto che l'espulsione era sicuramente una cosa ingiusta. Jerry Blevre vi dà appuntamento per la prossima puntata, che sarà uno speciale sulla festa di San Cosimo e Damiano. Ritorneremo insieme a Bluette, per cui... E vi aspettiamo per San Cosimo e Damiano per un'altra puntata di Vox Populi. E saluto mio caro amico Gianluca Nesci, che è qui vicino a me, che mi sta appunto riprendendo con la telecamera per questi saluti finali. Quindi un ciao Gianluca Nesci, un ciao a tutti voi e appuntamento a San Cosimo e Damiano per una bella puntata insieme a Genì e Bluette. Ciao con Vox Populi. Shine King, pull up, girl, you know it's over. Flex, time to have sex. Push out to bug, girl, me know this is enough. Flex, time to have sex. Real good lover, so you cannot resist, no, no. Let's go. Cercavo un mare calmo e ho trovato te. Col vento così forte, non dirmi buonanotte. Soltanto per stasera. Amore capoeira, che scelse luna piena. Come in una favela. Succedere, arrivi.
brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo.